Difficile per la Valdiniamole Montecatini uscire dalle zone basse della classifica, quartultimo posto nel girone A del campionato di eccellenza, quota 14 punti insieme a Cenaia e Cascina. Piena zona playout. L'ultima batosta, pesante quella al Mariotti contro il Camaiore che ha dimostrato come la squadra di Marselli sia più da trasferta che da casa. Restano ancora tanti dubbi e troppe domande, soprattutto i biancocelesti faticano molto ad andare in rete. E così dopo l'addio alla Coppa Italia di Eccellenza con la sconfitta con il San Marco, anche quella molto dura da digerire, un altro KO in campionato e senza poter additare niente alla sfortuna o ad altre cause. Il mea culpa lo fa la squadra che non riesce ad ingranare la giusta marcia in questa stagione. Il dato che più impressiona dopo 13 turni sono le sole 8 reti segnate e le 11 subite. Subisce poco, ma fatica a trovare la via del gol. Sterilità offensiva la nuova malattia biancoceleste. Dall'altra parte, meglio il reparto difensivo, non solo con l'estremo difensore Bellino. Spesso protagonista fra i pali, ma anche con una difesa solida. La prossima sfida per i termali sarà ancora fra le mura amiche. Questa volta con il Tau Alto Pascio, squadra di metà classifica al settimo posto, con alle spalle la vittoria casalinga con il Cuoio Pelli. Con un bilancio di 5 vittorie, 4 sconfitte e 5 pareggi contro i 3 successi: 5 KO e 5 pareggi del Montecatini.